mia madre è presidente. E poi gli altri sono quasi tutti soci perché facciamo parte tutti della grande famiglia. Grazie all'associazione, alla presidente dell'associazione Onlus, di Angeli e gli Angeli, vero? Di Gonzalo. So che rappresenta, so che cosa rappresenta, non andiamo oltre perché mi commuovo e mi perdo. Ok, intanto grazie. Adesso, noi siamo abituati a ricevere attestati, regali, ma sono generalmente sono attestati singoli. Un privato, uno si trova bene qua da noi, ha un vantaggio, viene trattato bene, e allora una cosa rimane singola, una persona ci ha fatto questo regalo, ma quando è un'associazione la cosa cambia, molto più importante, perché io la vedo come un riconoscimento, a parte la, come devo dire, la, il gesto che fa l'associazione, a parte quello che è grande in sé e in nell'anno, però poi regalarlo a questa sua, ad una struttura, non è che si regala così, no? Dei motivi ci saranno, quindi certamente, allora, questi motivi io li prendo in quello che noi facciamo qua dentro, in quello che facciamo, ma soprattutto, in una cosa, magari devo dare qualcosa sui dati che abbiamo, però quello che mi preme a dire soprattutto, questa struttura dimostra umanità nei confronti delle persone. Questo credo che ci è riconosciuto decisamente, lo posso dire, faccio il presuntuoso, direttore, faccio il presuntuoso, lo dico perché siamo bravi e soprattutto umani. Professionalità e umanità che è quella che si chiede oggi alla struttura sanitaria. La disponibilità, la sapete tutti umani, non la vede, ci avete visto tutti quanti. La disponibilità di tutti noi, e devo dirlo, signore, scusatemi, lo devo dire, direttrice, lei non vuole come uccide, era vicino che l'anima è fatto da tramite te. Vero, dai, è un riconoscimento dovuto e doveroso lei, senza considerare gli ossi che stanno in questa struttura, direttore, se gli ossi non funzionano, se il bene dei gufi non guariscono. E il caso, non c'ho, il medico, tutto quello che è, ma la cosa importante ce l'hanno gli ossi in questa area. Bene, di cosa devo dire? Non mi trattengo ulteriormente in questa cosa. I dati che abbiamo, dobbiamo dire, qualche dato? Oltre 1.400 ricoveri in ospedali di comunità da quando abbiamo cominciato. Abbiamo attivato in questa struttura la prima unità di cure complesse primarie. Ne avete già visto, un po' tutti vengono, le persone avete già viste o usufruite qualcuno di voi, in cui abbiamo fatto in questa struttura e ancora, e la prendo anche questo in merito di questo legame, di questa donazione, abbiamo fatto oltre 140 elettrocardiogrammi, mica cosa, sono tanti, tutta gente che non andrà in pronto soccorso, abbiamo fatto oltre centinaia, oltre 100 medicazioni complesse, tutta gente che non si ricorda in pronto soccorso, di queste cose. Questo è un aspiratore ovviamente da reparto utilissimo, ci serve. Vi assicuro, vero che ci serviva. Vi assicuro che ci serviva. E questa è un'altra cosa, questo è un altro impressore. Allora, l'altro impressore è una cosa utilissima, sì. E purtroppo, e questo va ad integrare questa cosa, e questo ve lo assicuro perché voi avete voluto dedicarlo proprio a questa struttura. Questa verrà utilizzata per questa struttura, non ci saranno altri che la verranno utilizzata, perché questa è vostra, è nostra, e di questa struttura, per quello che rappresenta questa struttura, quindi chi arriva a questa struttura non ci saranno quelli di Pescara che verranno a fare altre strutture. Questo lo utilizzeremo solo per i nostri, quindi per il CCC. Signore, io non dico un gol e vorrei che
sindaco, ci dici qualcosa tu? Sì, sì. Vogliamo fare sì. Io concludo. Lei concludo ovviamente, poi lasciamo la parola alla. Vai, sì. Volentieri, io sono molto breve e sono molto soddisfatto di essere qui dentro questa struttura e partecipare a questo dono che viene fatto da Onlus, di caso che io conosco molto bene, ho visto crescere, che sono certo che farà ancora tante tante bellissime cose. Faccio subito una proposta, l'Orto del Pressore, la prima prova, se volete, la faccio al sindaco, gli facciamo fare la prova della strumentazione, come cioè, il signor Castelli si è fatto fare la carta in dita per PIN, io mi faccio utilizzare. Detto questo, volevo aggiungere che una cosa molto importante, ieri ho partecipato al comitato ristretto dei sindaci assieme alla presenza dell'assessore alla sanità, la quale ha dimostrato una forte sensibilità sul territorio e, senza entrare in tecnicismi, si è proposto di che le cronicità devono stare sui territori per eliminare le inappropriatezze che sono dentro gli ospedali. È una cosa fondamentale. Detto questo, si è detto pure che il modello dell'UCCP di caso, il modello, deve essere riproposto nelle altre realtà. Le cose che vuole fatte devono essere riproposte, le cose che bisogna migliorare, bisogna migliorare. Detto questo, per poter migliorare le varie attività e servizi da erogare ai cittadini, deve essere fatto un po' da tutti, dal personale medico, dal personale paramedico, da tutto il sistema sanitario, allo stesso tempo anche da parte di noi cittadini, che le associazioni di persone che hanno a cura gli interessi e il bene degli altri, perché la cosa fondamentale è quando si dona il proprio tempo a disposizione degli altri, e questi doni sono stati fatti sicuramente con il tempo degli associati, il tempo delle altre persone che hanno partecipato. Quindi io per questo motivo sono molto 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 soddisfatto e orgoglioso di poter essere qui quest'oggi. Grazie a voi. Prego. Io volevo aggiungere qualcosina, fare qualche ricordazione. E allora faccio una piccola premessa, l'associazione nasce come gruppo, poi diventa Onlus e prende il nome da mio fratello che morì nel 2000, tra l'altro questa struttura ha ospitato lui negli ultimi tempi e ricordo le figure professionali e l'umanità che c'è stata nei riguardi di mio fratello come ha trascorso qui gli ultimi giorni della sua vita, e quindi credo che in primis abbia approvato lui il progetto. E poi ringrazio tutti quanti gli associati, per i cittadini, gli imprenditori locali, i commercianti, partecipano tutti quando organizziamo gli eventi, quando facciamo cose per raccogliere i fondi, e questi fondi sono stati raccolti con un evento organizzato proprio qui a Casoli. L'associazione nasce come aiuto ai bambini sofferenti o malati e un conforto alle madri. Successivamente abbiamo aiutato questi bambini anche nelle attività sportive e nell'istruzione, perché abbiamo donato anche dei tablet alla scuola media di Casoli. E in ultimo il nuovo direttivo ha pensato di aiutare le strutture che ospitano le persone anziane. E quindi abbiamo pensato a tutti i casi che era giusto portare avanti anche quest'altro progetto. E l'abbiamo realizzato, come vi dicevo, grazie a tutti, questo nello specifico proprio grazie ai casolani. Un ringraziamento iniziale al dottor Vassalli e la signora Piravicino, perché hanno fatto da tramite, io non avevo i canali diretti, e quindi hanno organizzato un po' il tutto per capire che cosa poteva servire, e quindi ha aiutato noi del direttivo. E poi successivamente ho avuto la fortuna di conoscere il direttore di Giovanni, che ha accolto immediatamente il progetto con molta enfasi e è stato anche promotore di organizzare questa cerimonia e mettere d'accordo tutti, perché è stata una bella impresa anche quella. E poi un ringraziamento anche al nostro sindaco, il dottor Liberini, lui ci segue da sempre, ha
adesso da sindaco che ci aiuta a sbrigare quando facciamo le richieste a livello comunale, perché dobbiamo fare gli eventi qui al comune, abbiamo bisogno delle strutture, lui è sempre molto attento e molto pronto, a, nonché l'assessore Barbara Di Lauro, quindi diciamo che è un lavoro di squadra, un lavoro, qui nessuno si prende il merito in prima persona, un lavoro di squadra, questo è quanto. Vi ringrazio tutti veramente. Devo dire che apprezzo moltissimo la disponibilità di chi oggi ci ha voluto fare dono di attrezzature di cui avevamo senz'altro bisogno e che completano un'offerta, concorrono a completare un'offerta che sul territorio, come diceva il sindaco Di Perini, rappresenta la sfida per affrontare problemi diversamente non risolvibili se non ci avessimo supporto del volontariato. L'apporto del volontariato è un elemento preso a base di riferimento anche dal piano sanitario regionale che nella nuova impostazione è rivolta esclusivamente a accogliere la richiesta dei cittadini forse i più lontani, quelli che hanno oggettivamente più difficoltà a raggiungere le strutture sanitarie che da sempre sono votate all'erogazione delle prestazioni. E quindi si vuole cambiare, oggi si vuole cambiare paradigma, per la verità è tanti anni che si parla di territorio, ma come diceva ieri l'assessore, perché al comitato dei sindaci c'ero anch'io, ne abbiamo sentito parlare da troppo tempo, ma gli dobbiamo dare contenuto. Qual è questo contenuto? Chi può favorire l'accesso del cittadino alla struttura? Chi può garantire l'equità dell'accesso alla struttura? Chi ci può dare indicazioni per entrare nel percorso assistenziale corretto e quindi evitare lo sperpero di risorse quando non c'è bisogno e invece dare la risposta tempestiva quando ce n'è bisogno? È una somma di fattori, perché nessuno di noi ha la soluzione in tasca, però se mettiamo insieme l'iniziativa che abbiamo intrapreso qui a caso, quindi la costituzione del CCP, le mettiamo dentro alle casse della salute o PTA, perché sono la stessa cosa, non gli ha cambiato nome, ma il presidio territoriale assistenziale è la casa della salute, nelle varie dimensioni. Ci mettiamo dentro gli ambulatori della fragilità, no? Ambulatori infermieristici della fragilità, accorciamo questa distanza, quindi noi diamo continuità a quello che è il bisogno e la risposta, mettendoci in mezzo degli interlocutori, interlocutori che decifrano e indicano, indirizzano. Quindi questo modello dell'UCCP non la dobbiamo moltiplicare, perché questo avvicina il medico di medicina generale, che non c'ha solamente più quelle due ore, no, a cui siamo abituati, di ambulatorio, con un'attività sul territorio che loro da sempre fanno, ma devono essere raggiunti dal singolo. Noi invece mettiamo a disposizione una struttura che è aperta H12, e adesso con i nuovi contratti la porteremo anche ad H24, perché non è necessario trovare sempre la stessa persona, è necessario trovare il servizio. E se favoriamo l'associazionismo della medicina convenzionata, automaticamente allarghiamo l'offerta e quindi diamo anche serenità e tranquillità, e forse eviteremo anche lo spopolamento delle aree, perché la risposta c'è una struttura. Di recente abbiamo partecipato, Fiore stava con noi, quando abbiamo partecipato a quell'iniziativa che ha visto interessata sia la parte politica, la parte tecnica e l'università, la Bocconi. E ci hanno fatto una domanda, no? Dice, guarda, preparatevi, i direttori generali, eravamo quattro, si devono preparare una piccola relazione che dura 8 minuti, senza slide, che individuano una difficoltà importante e un risultato raggiunto. Ce l'ho, no? Fiore, mandami un po' quello che hai fatto tu a caso. Io ho presentato l'esperienza di caso.
La criticità importante qual è? La risposta alla cronicità, metterà in ginocchio il Servizio Sanitario Nazionale, che ha delle risorse importanti, ma che sono comunque finite. Cioè, come qualsiasi pubblica amministrazione, l'interesse pubblico da perseguire è percepito chiaramente, ma come lo puoi risolvere e se lo risolvi in maniera soddisfacente dipende molto dalle risorse assegnate. Quindi noi sicuramente non possiamo dire di non avere risorse adeguate. Non sufficienti sicuramente perché quello è un bisogno infinito e allora lo dobbiamo individuare, lo dobbiamo contenere. E quello che ci hanno detto è dovete creare una struttura riconoscibile, deve avere un'identità, non deve essere spersonalizzata. E chi è che glielo dà questo? Cioè, come facciamo a creare questo feeling tra il cittadino che deve acquisire fiducia nell'istituzione e chi dall'altra parte del, tra virgolette, sportello, no? Chi ci deve stare? La persona di cui assolutamente ci si fida è il medico di medicina generale, si chiama medico di famiglia apposta, no? Viene detto proprio così. Quindi, se noi siamo riusciti a dare un'identità, costruire un luogo fisico, riempirlo di professionisti, di professionalità e di strumenti, io dico grazie all'associazione di volontariato. Perché? Perché il piano sanitario regionale lo dà come supporto irrinunciabile per sostenere questo processo di fidelizzazione del territorio e di dare che poi comunque possiamo negare, cioè quella è l'evidenza dei fatti, se tu il servizio non lo dai dal territorio ci si allontana. Ma non possiamo neanche pensare che il modello, vuoi per le caratteristiche orografiche, ma non possiamo manco pensare che la risposta è data dagli ospedali metropolitani, e in questo caso noi ce ne abbiamo due vicine a 10 km, ma vi posso assicurare che non bastano. Quindi non è possibile pensare di risolvere il problema andando nelle grandi città. Quindi io almeno un giorno ho presentato questa esperienza e mi ha detto che è strano, un amministrativo che parla di percorsi sanitari. Semplice, sono almeno 15 anni che sono in management, quindi è diventato il mio mestiere. E per fare organizzazione non devi provenire da quel mondo. Però lo devi ascoltare, lo devi ascoltare. Lui lo sa perché poi adesso i mezzi sono sempre più veloci, no? E dice ma come ti ho mandato WhatsApp e ancora non hai risposto, magari stai guidando, no, non lo puoi fare. Però diciamo che l'interlocuzione è sempre più rapida, sempre più vicina e più veloce è la presa in carico del problema, migliore sarà la risposta. Se non altro hai provato a fare qualcosa, anche se non è pienamente soddisfacente, comunque l'istituzione è stata sollecitata e ha dato motivo di aver preso in carico il paziente. Quindi io ringrazio oggi l'associazione di volontariato perché sarà sempre di più un interlocutore del Servizio Sanitario Nazionale. Ripeto, tutti i piani sanitari nazionali e regionali stanno dando sempre più spazio all'intervento delle OPS. Il compito degli operatori è credere in queste formule organizzative, non pensare che ci sia un declassamento, anzi è il modo per prendere in carico il cronico ed evitare che si riacutizzi, perché il numero delle persone sarà sempre più crescente. L'età media aumenta e io dico vuol dire che funzioniamo, no? Vuol dire che siamo bravi, quindi abbiamo un ottimo sistema sanitario. Diminuiranno sempre di più i medici perché da 20 anni la programmazione per il reclutamento dei medici ha previsto un numero chiuso sia per la facoltà di medicina sia per le specializzazioni, quindi sempre di più ci sarà un trasferimento di competenze su un'altra figura professionale che nel frattempo ha assunto dignità che magari in passato non veniva immotivatamente riconosciuta. E quindi sempre di più ci sarà spazio per la classe delle professioni sanitarie nelle varie aree, quindi infermieri, ostetrici, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, fisioterapisti e tutte le altre professionalità.
Quindi ecco, è un mondo che sta cambiando, ma che va in una direzione chiara, cioè quella dell'avvicinamento graduale e il più possibile verso il territorio. Quindi oggi è la dimostrazione che questa sensibilità in questo territorio si è sviluppata ampiamente e ringrazio la signora di nome Maria. La signora Maria perché ha fatto un grande gesto. Grazie. Grazie.